Lili? Sì? Noi non andiamo mai a ballo per la vendemmia. Ma come mai? Non ci sappiamo fare con le ragazze. No, ma adesso avete una sorella e le cose cambieranno. Ad esempio, quando uscite fuori di messa e incontrate una ragazza, alzate il cappello, avanti. Ehi, Daniel, che succede? Sono tutto spettinato. E poi ditele qualcosa di carino, suggerioni di qualcosa. Tempo ideale per i fagioli. Avremo ancora un po' di tempo prima della prossima festa, ma dovete pensare che ogni ragazza ha almeno 6 pretendenti che le girano attorno. Prima di tutto faremo piazza pulita. Sì! Li faremo fuori tutti. Sì! No, 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 esattamente quello che non dovete fare. Quando incontrate una ragazza, non dovete afferrarla come una frittella. E mettere qualcosa di carino. O porgetele un braccio, suggerione. Ecco. E poi chiamatela, no, ditele quanto è carina, quanto è bella, e poi chiamatela cara, tesoro, dolce, piccola. Fai la corte alle ragazze e vedrai che ti divertirai. Fai la corte, fai la corte. Esiterai, forse ti sorriderà, ma se sfuggirti la vedrai, una strategia dovrai adottare. Capito? Fai la corte, e se incontri le difficoltà, ti consiglio un altro trucco che di certo ti incoraggerà. Occhi al cielo tu sospirerai, mentre al cuore tu lamenterai. Emozione molto forte, farla corte. Ma cosa dirle? Quali parole? Sì. Nel mio braccio ti abbandonerai. Ma la tocco? E poi la spoglio? E se una sberla le ti dà? Che fai? Se uno schiaffo in viso prenderai, l'altra guancia porgerle dovrai, e a quel punto un'altra cosa è da imparare, a ballare, a ballare, con il ballo la sorprenderai, impara a giocare, a ballare, e infine la conquisterai. Beniamino, Daniele, fate come noi. Thank you.